Sì, non ci scordiamo che comunque giocavamo contro una grande squadra che è una delle favoritissime per andare in Serie A. E una buona prestazione di coraggio e di personalità, perché comunque abbiamo giocato sempre la palla, difficilmente abbiamo buttato via appunto il pallone quando eravamo in possesso, e soprattutto una bella reazione dopo lo svantaggio. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato, abbiamo preso un gol secondo me evitabile, però comunque ripeto, siamo stati bravi soprattutto a crederci, a non disunirci, a continuare a giocare secondo insomma quello che avevamo preparato in settimana insieme al mister. Buonasera. Sì, hai detto bene, peccato, probabilmente sono stato fregato da quello, dalla troppa voglia di dimostrare. Sono arrivato quella settimana, ero molto carico, avevo voglia insomma di mettermi in gioco, di dimostrare, e diciamo che il mio percorso parte adesso con un paio di settimane di ritardo. Mi dispiace tantissimo, però cercherò di recuperare insomma il tempo perso e di contribuire a quello che tutti ci auspichiamo poi alla fine del campionato. Ma intanto spero di giorno dopo giorno acquisire la forma migliore, che appunto queste 2 settimane di stop insomma mi hanno un po' rallentato, però poi niente, io mi metto a disposizione. Ovviamente sono venuto con tanta voglia, ma in punta di piedi, nel senso che comunque sono a disposizione appunto del mister e di questo gruppo, di questa squadra e di chi mi ha dato fiducia. Io devo solo insomma ripagare questa fiducia sul campo, e chiaramente serve a me, ma di conseguenza poi servirà a tutti. Ma ho trovato un gruppo che è difficile credere che insomma abbia queste difficoltà poi in campo, perché comunque siamo tutti ragazzi, sembrano frasi fatte, ma è veramente così, siamo ragazzi bravi, ragazzi in gamba, giocatori forti, e c'è qualità. Secondo me è solo un problema adesso chiaramente di autostima, che chiaramente la fiducia, lo sappiamo, viene giocando e viene facendo risultati, che è un po' insomma quello che ultimamente ci è mancato. Però dobbiamo lavorare con fiducia, continuare e cercare di andare a fare anche imprese dove magari in situazioni normali basta anche una prestazione buona. Ora non ce lo possiamo permettere. Da qua alla fine dobbiamo strappare punti a tutte le squadre con cui giochiamo. Posto? Sì, Nicolò, ti faccio l'ultima, Max. Hai una grande esperienza tu, Nicolò, in questo campionato, ma è possibile davvero raggiungere la salvezza? Perché i risultati di oggi, insomma, non vi hanno aiutato, soprattutto la vittoria del Cosenza, no? I playout sono più distanti e anche la salvezza diretta, Sì. credo, meno 9. I risultati non hanno aiutato, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e soprattutto guardare avanti. Fino a che la matematica non ci condanna, il campionato di Serie B è talmente lungo e imprevedibile che può succedere veramente di tutto. E noi siamo i primi che non dobbiamo perdere assolutamente speranza, ma ci dobbiamo credere veramente fino alla fine, anche quando tutto sembra compromesso, ma ripeto, è un campionato talmente lungo che può succedere di tutto. Quindi lavoriamo e ripeto, dobbiamo andare a prendere punti contro ogni avversario che ci capita di fronte il sabato o anche il martedì.